Prego Fabrizio, ci siamo. Grazie. Intanto che aspettiamo che arrivino tutti, do il benvenuto a chi è arrivato o arrivata e andiamo via a questa ultima serata della campagna Connection. Che cos'è stata la campagna Connection? Beh, intanto la stiamo svolgendo in un giorno particolare perché oggi è la giornata per l'internet sicuro, l'Internet Safer Day. E è il nostro obiettivo concludere questo percorso con una restituzione in pubblico di quella che è stata una campagna durata 9 incontri. E durante i quali si è discusso con membri della società civile, delle associazioni, degli enti, dei tavoli, su il tema della connessione digitale in questo momento di distanziamento sociale. Oggi vogliamo riproporvi le riflessioni che sono emerse durante la campagna per poterle validare insieme e discutere su quanto avvenuto nell'ultimo periodo. Per capire se le nostre idee siano rimaste uguali, se siano cambiate e poterle racchiudere in un documento o in un manifesto e proseguire con una lista di intenti. Connection, appunto, i nostri spazi nella città virtuale, considera Internet come una risorsa preziosa che ci ha permesso di accorciare le distanze e formarci anche rispetto a esperienze di crescita nuove, di socializzazione, che il mezzo informatico ci ha concesso e che ci ha permesso di esplorare nuovamente e di imparare ad utilizzare. Quindi ecco, quest'oggi vorremmo condividere con voi quelli che sono i risultati della campagna. E ringrazio tutti quelli che ci stanno raggiungendo in questo momento e anche le persone connesse ai nostri social del Centro Studi Sereno Regis. Questo mi sono dimenticato, è una importante sede della costruzione di relazioni che si sono create e solidificate durante questo periodo. L'ordine del giorno e il programma di oggi consiste appunto in una prima fase di condivisione pubblica per punti, quindi sommaria, delle tematiche trattate durante gli incontri della campagna e poi successivamente verremo suddivisi in gruppi di lavoro per scorrere velocemente i testi di quello che era emerso durante questi incontri e poterlo commentare insieme. Quindi partirei subito, se non ci sono domande, con una piccola presentazione di quello che è stato il nostro percorso condiviso. Appunto, chiederei anche ai vari relatori che hanno o a chi ha organizzato gli incontri della campagna di intervenire qualora ci siano delle cose che non sono complete oppure possono apparire poco chiare da questa presentazione. Il nostro primo incontro si è svolto il 21 dicembre del 2020. Eravamo in una situazione di inizio, ma di fine dell'anno, quindi la nostra campagna voleva proprio sondare il terreno, cercando di coinvolgere tutti i membri di associazioni, e organizzazioni di volontariato che a partire dal territorio ci sembravano essere, interessate a discutere insieme a noi sulle, possibilità e le potenzialità del mondo digitale. Nonostante questo, siamo arrivati ad una
a delle conclusioni prima di tutto problematiche rispetto appunto a questi strumenti, perché durante quell'assemblea si è verificata, abbiamo constatato una mancanza di motivazione verso le attività, un senso di socialità che è stato ritenuto dai più come penalizzato e uno scarso accesso agli strumenti digitali, quindi alla connessione internet. Inoltre, la socialità e il mondo dell'associazionismo considera i momenti di scambio come un momento di svago o di comunque ricreazione. Per cui la logica della produzione invece non ci sembrava utile a questo tipo di incontri. Queste sono le problematiche che sono emerse. Quindi le soluzioni anche che sono state proposte dal nostro incontro sono state tutte divergenti verso un mettere al centro le persone. Quindi abbiamo cercato di considerare i nuovi mezzi digitali come un arricchimento della nostra vita associativa per una metodologia più dinamica e meno frontale, con l'utilizzo di un linguaggio inclusivo e dialogico e per stabilire incontri tra colleghi informali e periodici. Queste, a nostro parere, sono state le soluzioni o comunque i propositi per migliorare il mondo dell'associazionismo e del volontariato durante questo nostro primo incontro. Posso Il aggiungere secondo. anche parte, Fabri, che Certamente. mi sembra molto importante per anche l'impegno del Centro Studi. Abbiamo voluto iniziare con questo tema della partecipazione perché è appunto centrale a livello associativo e perché abbiamo sentito l'esigenza di ricreare degli spazi di confronto e di incontro fra le persone, fra le organizzazioni. E, peraltro, uno dei temi che è emerso, oltre a quelli che ha già elencato Fabrizio durante l'incontro, è stato quello dell'affrontare l'odio online. Proprio di recente abbiamo assistito a diversi episodi di Zoom bombing e altri simili attacchi, diciamo, alle possibilità di incontro e libertà di espressione delle persone e di socializzazione. E se pensiamo che in questo periodo la socializzazione ha ricoperto un ruolo importante, questi attacchi sono ancora più gravi e importanti. E come centro che si occupa anche di violenza e di affrontare in maniera non violenta questi temi, ci ha fatto piacere che i partecipanti comunque all'assemblea abbiano portato anche il tema del contrastare l'odio e mantenere una qualità delle relazioni anche online. Questo mi sembra importante. Colgo anche l'occasione perché è stata l'assemblea di cui mi sono occupata io nell'organizzazione di ringraziare le associazioni che hanno partecipato specificamente a quell'incontro dando il contributo e poi i miei colleghi e gli altri ragazzi ringrazieranno poi le altre sugli altri temi. In particolare voglio ringraziare In Mente Itaca e l'intervento di Ayub e degli altri attivisti che hanno dimostrato come è possibile fare socialità e associazionismo anche in questo periodo molto complesso a distanza. Gli amici di ACMOS e il presidente del TESC che ci ha dato veramente una panoramica importante di quello che sta succedendo sul servizio civile. È un altro filone di attività e di socialità e di impegno civico dei giovani del territorio molto importante e che peraltro proprio in questi giorni vede la riapertura del bando. Quindi pubblicità a progresso, sappiate che c'è il servizio civile che si può fare domanda entro il 15 febbraio ed è un'occasione per cui se siete under 30, under 29, fate domanda, mi raccomando. E basta. Grazie mille, Ilaria. Sono tutti spunti che durante questa assemblea ci appunteremo per arricchire il testo su cui stiamo attualmente lavorando per
riunire tutti quanti gli interventi. E quindi ovviamente, come potrete immaginare, non era possibile leggerlo in una diretta, ma abbiamo cercato di riassumerlo il più possibile. Ma ci teniamo comunque ad arricchirlo con dei commenti che potrebbero venire fuori in questo momento. Il secondo incontro della nostra campagna è stato dedicato al tema della mobilità internazionale. Quindi il problema principale rispetto al quale le associazioni partecipi si sono confrontate è stato quello delle frontiere, chiuse a causa della pandemia in corso. Di conseguenza c'è stata un'insicurezza che sull'evoluzione della situazione ha impedito di organizzare la logistica degli spostamenti degli studenti, dei lavoratori e di tutte le persone, inclusi migranti, stranieri e persone in spostamento da un lato all'altro del proprio territorio. Nello specifico, i nostri ospiti ci hanno raccontato l'esperienza di come sono stati costretti a ridurre o addirittura a sospendere i progetti per andare all'estero, studiare e come questi siano stati salvati, tra virgolette, o recuperati dalle nazioni in cui si stavano svolgendo questi progetti. Durante questa assemblea, quindi, sono emersi anche alcuni spunti su quelli che sono stati i sacrifici portati da queste decisioni ed alcune buone pratiche per poterle risolvere almeno nell'immediato. Appunto, c'è stato negato lo scambio del dialogo con le culture diverse nei luoghi di origine, l'emozione di trovarsi in un contesto in cui non siamo abituati a vivere, quindi la vita all'estero, e le esperienze che avrebbero favorito la crescita personale attraverso uno scambio appunto culturale non possono essere paragonate a quelle che una mediazione digitale consentirebbe. Quindi, di conseguenza si è patita molto l'impossibilità di programmazione a breve termine, ma ci si è voluti concentrare sulle possibilità invece del presente, quindi sulle possibilità locali e regionali e sulle modalità alternative che avrebbero permesso un arricchimento personale e professionale, sempre digitali. Passerei adesso al terzo nostro incontro della campagna, che ha trattato il tema dell'inclusione. L'inclusività, come è stato ribadito durante il terzo incontro, è la capacità di accettare la diversità. Da tutti i partecipanti è stato assodato come questa sia attuabile attraverso solo un'apertura nel comportamento e nel proprio comportamento. Ma è altrettanto chiaro come questo sia soverchiato da una facilità ad omologare o ad escludere l'altro. Quindi l'inclusione è comunque sia una sfida. Alcuni dei documenti che sono stati citati quantomeno durante la campagna è stato questo dato, per esempio, dato dal rapporto povertà ed esclusione sociale di Caritas, che vede un aumento dei nuovi poveri dal 31 al 45%. Il senso di esclusione sociale è aumentato, quindi, e si è dovuto far fronte a questi momenti di isolamento solamente attraverso una propria formazione personale, quindi ad una capacità individuale di tirare fuori comunque capacità fisiche, emotive, intellettuali e
e intrapersonali per contrastare questo fenomeno. Sono mancati per l'inclusione punti di aggregazione di riferimento come centri di ascolto e altre strutture di accoglienza. E alcune delle soluzioni per il contrasto a questa forma di esclusione individuati da noi durante questa assemblea e dalle associazioni sono riconducibili solamente a una parola dialogica, quindi ad uno strumento molto concreto di inclusione come può essere il dialogo, comunque l'inclusione attraverso progetti istituzionali e una garanzia diffusa di mezzi tecnologici in connessione digitale. Perché ormai crediamo che senza connessione le persone non siano in grado di essere incluse. E quindi di conseguenza l'esclusione è la prospettiva più certa. Di questo incontro ho fatto parte anch'io, per esempio con un progetto di coabitazione, dove attualmente mi trovo, e che considera comunque le realtà cittadine come fortemente collegate tra di loro e come i giovani possano fare parte di questi contesti senza favorire una dinamica di esclusione. Quindi il contesto urbano è comunque sia un terreno fertile per favorire pratiche di inclusione. Il quarto nostro incontro invece sulla creazione di spazi virtuali ha riguardato il tema dello sport e dell'attività fisica. Si è concordato su come lo sport sia un momento di socialità e come questo rappresenti uno scambio tra persone diverse. Il problema più importante, più emergente rispetto a questa tematica è risultato quello dell'accessibilità. La pratica sportiva è una pratica che è fortemente correlata all'ambito economico e quindi di conseguenza la problematica è di natura economica, ma è anche di natura strutturale. Quindi le edilizie strutture sportive sono all'interno del territorio poco accessibili alle persone di diverse fasce sociali ed economiche. Magari su questo anche Arianna voleva dire qualcosa, Fabri, che ha seguito l'incontro sullo sport. Sì, praticamente comunque è stato un incontro diciamo, molto interessante perché comunque ci ha aperto una realtà che noi prima davamo per scontata, invece adesso abbiamo capito che è molto importante nella nostra vita e per il nostro benessere fisico e mentale. E soprattutto l'attenzione, grazie ai nostri ospiti come Balun, come Xen, si è focalizzata soprattutto su uno sport, come diceva Fabrizio, inclusivo. Però durante questa pandemia si è riscontrato un maggiore isolamento della pratica sportiva e anche una spersonalizzazione delle palestre o le persone che sono state costrette a svolgere l'attività fisica nelle proprie case. Ecco. E che, so se, però la pandemia comunque non ha avuto solo un risvolto negativo, questo è emerso durante la nostra discussione, perché invece molte persone si sono avvicinate al mondo dello sport durante questo periodo, vedendo lo sport come un momento della loro vita molto importante anche per evadere un po' diciamo, dall'online che ci sta praticamente siamo completamente online tutti i giorni e in tutte le ore, quindi non c'è mai questo distacco dalla tecnologia. È molto importante adesso perché lo sport, perché si rompe quel modello psicofisico che prima sottovalutava l'importanza del corpo,
favorendo solo e comunque l'aspetto intellettuale, ma è molto importante perché noi non dobbiamo vivere, non dobbiamo assumere uno stile di vita sedentario, ma bensì dinamico e attivo, perché come ci ricordava il presidente del CSEN, del Centro Sportivo Educativo Nazionale, la sedentarietà, anche prima della pandemia, ha causato la morte di quasi 5 milioni di persone, quindi un numero davvero importante e ci fa vedere come comunque la sedentarietà ha in qualche modo causato ha causato non approccio al mondo dello sport. Per contrastare la situazione di isolamento che noi stiamo vivendo in questo momento, sarebbe molto importante fare attività fisica nei parchi laddove fosse consentito, sempre comunque nel rispetto della sicurezza. E comunque non è da sottovalutare nemmeno il vantaggio di praticare sport all'aperto, perché ci permette di tornare a vivere gli spazi esterni, cosa che specialmente in queste situazioni di confinamento aiuta a migliorare il nostro benessere psicofisico. E soprattutto un'altra attività è quella di proporre agli amici oppure ai nostri colleghi di università, di lavoro, di fare delle attività sportive, anche se comunque ciascuno nelle proprie case. Questo è emerso dal nostro incontro. Grazie mille, Arianna. Grazie mille. Sono convinto che anche le associazioni che hanno partecipato a questo gruppo si sono riconosciute nella descrizione che ci hai aggiunto tu, e quindi possiamo andare avanti. Con l'incontro che si è svolto il 19 gennaio e che ha riguardato i temi dell'arte e della cultura. Adesso inviterei Elsa, che è qui con noi stasera, a presentare la dinamica dell'incontro. Volentieri. Allora, intanto colgo l'occasione per ringraziare te Daka, che è stata con noi durante l'incontro Arte e Cultura, in particolare Stefano, il suo direttore artistico. È stato un incontro molto interessante in cui abbiamo un pochino esplorato sia l'impatto del Covid nell'ambito artistico-culturale, ma anche poi le possibili strategie e soluzioni adottate per evitare il blocco totale del settore. In particolare Stefano ci ha fatto notare comunque che anche la situazione economica è stata molto complessa, ma nel caso di Tedaka c'era stata la volontà di riconoscere il lavoro artistico come vero e proprio lavoro, quindi come valorizzazione del lavoro e quindi grazie insomma alla possibilità di attuare dei contratti a tempo indeterminato, comunque si è appunto voluto valorizzare l'aspetto lavorativo. Per quanto riguarda invece l'aspetto più lavorativo, diciamo che Tedaka ha deciso di continuare le proprie attività in modalità online per continuare a garantire la fruizione degli spettacoli da parte del pubblico, ma al contempo hanno anche deciso di provare a mostrare e a parlare al proprio pubblico dei meccanismi che sono quelli tipici del dietro le quinte, che normalmente non si potrebbero, insomma, conoscere per cogliere questa opportunità. Ovviamente ci rendiamo conto che manca e continua a mancare l'interazione tra pubblico e spettatori, in particolare, come posso dire, gli attori sentono molto la mancanza della possibilità di interagire con il pubblico, però al contempo prevale la volontà di non fermarsi, di non lasciarsi sopraffare da questa pandemia e di trovare soluzioni nuove e creative per poter andare avanti. Grazie davvero Elsa. Appunto, come abbiamo visto, i pro e i contro delle associazioni che lavorano con l'arte e la cultura. E adesso possiamo passare all'incontro che si è svolto sul tema del lavoro. Il tema
sistema del lavoro ha visto come parte di noi. Come? sia chiara sul lavoro. Sì, c'ero io sul lavoro. Vai. Allora, sì, è stato il nostro stesso incontro dove hanno partecipato Casa del Lavoro, ma anche due giovani che in questo periodo stanno cercando o hanno trovato lavoro. E in parte abbiamo innanzitutto percepito comunque almeno una percezione di clima di incertezza e di precarietà dal punto di vista del mondo del lavoro. Ovviamente sono anche cambiate le pratiche, è subentrata questa pratica dello smart working che ha ridotto i momenti di socialità tra i colleghi e i datori di lavoro, ma ha anche reso anche più complesso le dinamiche anche di scambi di comunicazione e di obiettivi, in quanto debbono essere fissati una moltitudine di incontri e di riunioni che possono anche comportare a difficoltà e problemi di comunicazione. E in secondo luogo era anche emerso il fatto che anche gli stessi colloqui di lavoro diventano più complicati. Ciò significa che rispetto a prima non bisogna fare attenzione a dettagli come possono essere il curriculum oppure la propria presenza, come ci si vende sostanzialmente, ma anche ad altri dettagli come possono essere lo sfondo del nostro, almeno nella videochiamata, oppure ancora. Ovviamente avere una connessione che non causi problemi o che non ci siano rumori esterni. E questo comunque, diciamo che è anche collegato al fatto che ovviamente non sono nel lavoro, si sta comunque vivendo una mancanza di confini, non c'è più un confine netto tra il luogo pubblico e il luogo privato, tra la casa e il lavoro. Però ovviamente non tutto è così grigio come potrebbe sembrare, ma anzi era rassicurante, anzi è stato rassicurante quello che ha detto anche Casa del Lavoro, cioè il fatto che i cambiamenti in realtà ci sono sempre stati, alcune professioni sono scomparse già in passato e ne sono subentrate delle nuove, quindi il segreto, diciamo, è essere attenti e propositivi. Sapersi riadattare ma anche reinventare, consapevoli che possiamo anche cambiare drasticamente la nostra professione. E quindi sono anche emersi dei buoni propositi, degli elementi che ci possono valorizzare, come per esempio inserire nel curriculum attività extra lavorative, come per esempio la musica e lo sport, che dicono tanto di quello che siamo e della nostra attitudine. Ma anche sfruttare ogni singola esperienza, perché non esiste più, e questo è anche molto, un concetto molto bello, che non esiste più quel lavoro per tutta la vita, ma ogni singolo lavoro ci aiuta a sviluppare le soft skills, quindi quelle capacità, come può essere per esempio la capacità di parlare in pubblico, di sapersi relazionare, che non sono strettamente collegate con la nostra professione. E quindi si tratta appunto di un percorso lento che viene costruito mattone per mattone. E si è concluso poi anche questa assemblea concentrandosi sul sentimento e sull'empatia, cioè valorizzare l'empatia nei termini di riuscire a comprendere anche il grado di comunicazione, di migliorare le nostre prestazioni lavorative di sensibilità e anche capire che cosa, per esempio, viene preteso da noi molto banalmente in un colloquio di lavoro. E questo è quanto, quindi sì, ringraziamo chi ha partecipato, anche Casa del Lavoro e appunto gli altri due ospiti che hanno fornito la loro esperienza di chi ricerca lavoro in questo periodo. Grazie mille, Chiara. Siamo a buon punto. La campagna si era svolta con un grande spirito di dibattito e di condivisione fino a questo punto. E infatti siamo arrivati all'argomento in cui molti di noi sono
coinvolti, che appunto è l'università. Invito chi era presente a raccontare un po' cosa è successo, quali sono state le conclusioni a cui siamo arrivati durante l'incontro sull'università. Sì, grazie Fabrizio. Abbiamo affrontato appunto il tema dell'università cercando di riflettere su come di fronte alla pandemia gli studenti abbiano cercato di rispondere anche alle problematiche che sono emerse rispetto alla didattica a distanza, che ha coinvolto anche gli studenti universitari, e come la pandemia abbia influito sulle loro carriere universitarie e sulla possibilità anche di pensare a progetti di mobilitazione all'estero, quindi di usufruire ad esempio di progetti Erasmus. Infatti faccio che ringraziare anche uno degli ospiti, che appunto era una rappresentante vice di Erasmus Student Network, che ha appunto manifestato anche le difficoltà nel poter gestire sia i viaggi all'estero di studenti italiani con i progetti Erasmus, ma anche la difficoltà di garantire un soggiorno sicuro agli studenti stranieri che venivano nel nostro paese, quindi in Italia. L'altro ospite che ha partecipato all'assemblea in realtà era uno studente come noi, che comunque ringrazio, Andrea Salano, e che appunto ha condiviso quella che era la sua esperienza di studente di laurea magistrale, che stava quindi affrontando l'ultimo periodo della sua carriera universitaria. Gli aspetti che sono emersi da questo confronto, che è nato inizialmente con un primo brainstorming su quello che era per noi l'università, e subito è emerso il fatto che l'ambiente universitario veniva vissuto come ambiente di confronto, di scambio, di condivisione, quindi veniva vissuto anche proprio in virtù dell'aspetto relazionale. E questo è appunto quello che è venuto a mancare quando di fronte alla pandemia. Infatti, uno degli aspetti negativi che sono emersi parlando appunto della vita universitaria è il fatto che sì, la didattica online ha permesso di portare avanti gli studi e ha permesso anche di gestire meglio magari il tempo, soprattutto per gli studenti che dovevano anche lavorare. Ma allo stesso tempo ha fatto venire meno quelli che erano i momenti di condivisione, di relazione interpersonale tra gli studenti, che vivevano anche la socialità e quindi gli spazi universitari. Non solo questo è venuto a mancare, in quanto ci sono anche delle problematicità legate proprio allo strumento tecnologico, che hanno comunque reso più difficile il proseguimento degli studi e anche il portare avanti gli esami universitari. Sono emerse dal confronto, infatti, problematiche legate alla connessione, che spesso non ha garantito agli studenti la possibilità di sostenere gli esami, o alcune volte degli esami sono stati invalidati proprio perché la connessione magari cadeva e i professori non riconoscevano poi la validità dell'esame. E appunto un altro aspetto che è emerso, su cui c'è stato poi un dibattito, è quello dell'assenza nel dibattito pubblico del tema università e delle problematiche che vivono gli studenti universitari. Avevamo sollecitato questa riflessione riportando un post di Mentana in cui appunto criticava appunto l'assenza da parte delle istituzioni politiche di un discorso e sulle difficoltà che vivono gli studenti universitari, e questo un po' ha portato a riflettere anche i partecipanti all'assemblea sul perché è stato un giornalista, di fatto una figura che ormai è fuori dal mondo universitario, a portare l'attenzione su questo tema, e si è cercato anche poi di riflettere su come noi in realtà potremmo cercare di riportare in evidenza le problematiche che riguardano la vita universitaria, e quindi cosa possiamo fare noi in quanto studenti per rendere appunto visibili le nostre problematiche. Grazie. Grazie a te, Elisa.
E speriamo che le slide siano abbastanza comprensibili, perché l'argomento successivo ha riguardato un altro segmento dell'istruzione italiana e non solo, che è stato molto dibattuto l'argomento didattica a distanza. Sulla dimensione scolastica invito a parlare Ilaria. Ciao di nuovo, spero di riuscire a fare il mio intervento senza troppe interruzioni del piccolo. Allora, sulla didattica a distanza e sul coinvolgimento delle scuole, avevamo immaginato questa assemblea il mattino proprio per incentivare la partecipazione degli studenti, ma la stessa situazione di caos che si sono trovate a vivere le scuole a fine gennaio ha resa molto difficile la partecipazione delle classi e dei docenti, proprio con questa modalità mista di presenza e di presenza-assenza. In ogni caso siamo riusciti per fortuna a coinvolgere gli studenti del Convitto Nazionale Umberto I e alcuni docenti che ci hanno così dato una prospettiva duplice, quella da parte appunto degli insegnanti che si trovavano in questo ambiente virtuale per la prima volta e quello degli studenti che anch'essi hanno vissuto questa esperienza per la prima volta. La DAD nasce come una risposta rapida ad una situazione di emergenza, quindi in una prima fase c'è stato anche un certo entusiasmo e ottimismo. Certo, sì, c'erano tante cose che non andavano, che non funzionavano, difficoltà, assenza di device, ma gli studenti erano tutti piuttosto concordi nel dire che c'è stata una prima fase durante il primo lockdown in cui c'era interesse, diciamo, per questa nuova modalità, che è anche riuscita a, diciamo, incontrare anche una maggiore motivazione da parte degli studenti di sperimentare questa forma. Molto diverso è stata la modalità con cui hanno accolto invece la DAD in questo secondo lockdown in autunno, che invece è stata vissuta con maggiore fatica e difficoltà, anche perché un po' la riflessione che è venuta dagli studenti è stata: ci sono stati dei mesi per ragionarci, per prepararci, per migliorare questa modalità, quindi perché non è stato fatto più di tanto? Quindi grazie se vai ancora avanti di una slide. Ah, basta. C'era solo quella slide lì. Quindi gli studenti portavano un po' questo tema. Cioè la DAD di per sé non è né negativa né positiva, dipende a chi la sta agendo, chi la sta portando, come la sta utilizzando, che strumenti utilizza, che livello di interazione e partecipazione porta, dall'altro allo studente, come la sta ricevendo, come la sta vivendo, è uno studente che aveva bisogno di stare con gli altri, di socialità per imparare, per apprendere, oppure era uno studente che già si viveva, tra virgolette, male l'ambiente scolastico e quindi ha trovato nella possibilità dei tempi dilatati di casa e nello spazio comfort di casa un maggiore ambito di benessere, diciamo, per l'apprendimento. Però ecco, è un dibattito molto acceso e peraltro proprio le proteste degli studenti in novembre sono state quelle che ci hanno un po' dato là e ci hanno stimolato a organizzare questo ciclo di assemblee, per cui penso che sia un dibattito veramente aperto. E termino. Grazie molto Ilaria. Speriamo di poter coinvolgere altri studenti, altre studentesse per confrontarci su questo tema, magari proprio con lo stesso, con le stesse domande che ci siamo posti noi, che non siamo riusciti a diffondere ulteriormente. Passerei quindi all'ultimo incontro che si è svolto per la campagna Connection, che ha affrontato il tema della socialità e del tempo libero. E invito chi è intervenuto durante l'incontro a riportarci quali sono stati le impressioni e i dubbi. Invito Andrea quindi a parlare, a prendere la parola.
Grazie Fabri. Ciao a tutti e tutte ancora. Appunto, io racconto un attimo quali sono state, come diceva Fabrizio, le problematiche, ma anche i punti, diciamo, le proposte, insomma, rispetto al tema della socialità del tempo libero dell'ultima assemblea che si è tenuta il 29 gennaio. E appunto, nel confronto che c'è stato tra i partecipanti, è emerso questa problematica della sovrapporsi del nostro tempo libero tra lo studio, il lavoro e i momenti di svago. Quindi un po' la problematica che è emersa è il fatto che tempo libero, studio e lavoro si svolgono appunto nei medesimi spazi, con i medesimi strumenti, e questo comporta certamente una difficoltà proprio nel definire i confini, che sono appunto molto labili tra questi due momenti distinti di attività. E questo ci ha fatto sentire la difficoltà appunto di percepire i due momenti differenti e di viverli appieno. Innanzitutto quindi ci siamo interrogati su questa nostra problematica, abbiamo cercato di vedere anche gli aspetti però positivi, quindi ci siamo accorti come in realtà proprio in questi mesi c'è stata la possibilità di sperimentare nuove dinamiche di socialità grazie allo strumento delle videochiamate, quindi è stato possibile comunque raggiungere persone lontane tramite internet e le piattaforme, così come anche in realtà partecipare virtualmente a incontri e eventi o ad organizzare eventi, quindi anche in questo come forme di socialità. Allo stesso tempo però la difficoltà è stata quella e una necessità di non essere sempre reperibili in questi momenti, quindi proprio l'idea di riapproparsi del tempo libero come tempo non sempre sottoposto a internet e quindi non sempre sottoposto insomma, alla connessione per forza con tutte e con tutti. Un'altra possibilità, altre proposte che sono uscite invece, se si ha la fortuna di vivere nella stessa città delle proprie amicizie, delle persone che si conoscono, in realtà ovviamente è stata quella di comunque favorire l'incontro con gli altri, rispettando ovviamente le restrizioni imposte dai DPCM di questi mesi. Allo stesso modo, tra queste altre proposte c'era ovviamente quella di sfruttare gli spazi pubblici per ricreare comunque in sicurezza, quando possibile, momenti di socialità. Quindi sfruttare comunque i luoghi di socialità aperti e in questo senso anche sostenerli, sfruttare le belle giornate, insomma, con l'idea di comunque uscire fuori e non legarsi totalmente allo spazio di internet. Queste possibilità e queste insomma, idee sono emerse anche proprio grazie al confronto con gli ospiti di questo nostro ultimo incontro, della nostra assemblea, che sono stati, diciamo, a due poli opposti, però appunto in un certo senso ci hanno congiunto. Abbiamo avuto infatti tra i nostri ospiti Mauro Maurino dell'associazione del progetto EduGamers for Kids, che ci ha raccontato quindi in realtà delle diverse possibilità dell'uso di internet e dei videogiochi e quindi degli spazi anche di socialità virtuale, per comunque crescere e formarsi, autoformarsi e raggiungere altre persone creando relazioni. Quindi c'è stata un po' una rilettura critica e positiva di questo strumento che spesso magari prima della pandemia molti di noi magari non consideravano l'idea di usare internet per la socialità, invece abbiamo riflettuto insieme sulle potenzialità dello strumento. E un altro dei nostri ospiti è stato invece un rappresentante dell'associazione Comala che ci ha raccontato appunto in realtà i tentativi di questi mesi di continuare a sfruttare gli spazi della propria associazione, quindi gli spazi di socialità, di incontro, dove prima si organizzavano eventi e dove si è cercato ancora di organizzare eventi, proprio in quest'ottica invece della nostra seconda parte di proposte, cioè di continuare comunque a vivere gli spazi cittadini rispettando le norme e niente, questa è stata la nostra seconda proposta di speranza per i prossimi mesi a venire. Grazie ancora Andrea per il tuo intervento. La campagna si è conclusa qui con questi nuovi incontri, ma siamo qui per discuterne ancora e per capire se come percorso ci è servito.
per portare queste riflessioni verso nuovi orizzonti, verso soprattutto altre persone. E quindi l'invito che faccio a voi tutti che ci state seguendo adesso è quello di intervenire attivamente nel dibattito di queste assemblee che sono state condotte negli scorsi mesi. La modalità con cui lo faremo sarà divisi in gruppi di lavoro, per cui adesso seguirà un piccolo momento per assegnare ciascuno di noi in una stanza separata e possiamo, credo, considerare qui conclusa la diretta Facebook. Ringrazio tutti gli organizzatori. Noi gli amici che ci hanno seguito da Facebook, abbiamo anche un ringraziamento, grandi ragazzi e ragazze, è una campagna importantissima, e viva gli spazi digitali che sanno essere comunità. Giorgia. Quindi abbiamo avuto... Ringraziamo anche i sostenitori che hanno permesso la costruzione e la conduzione di questa campagna, grazie ai fondi dell'8 per 1000 per la Chiesa Valdese. Nel progetto Mediattivisti che è stato ospitato qui al Centro Studi Sereno Regis. E auguro a tutti e a tutte una buona serata. Sì, ricordiamo un'ultima cosa, usciremo a giorni con il manifesto, diciamo anche con gli ultimi contributi frutto della discussione di questa serata. E quindi se ci sono delle organizzazioni, delle associazioni che vogliono saperne di più, vogliono contribuire, vogliono sottoscrivere, vogliono farlo girare, secondo me è importante farlo, perché insomma è stata espressione del lavoro di giovani, di tanti giovani. Abbiamo partecipato in più di 100 alle assemblee e molti di noi hanno partecipato a quasi tutti gli incontri. Qui c'è un osso duro di persone che l'hanno portato avanti e secondo me ci sono degli spunti di riflessione per tutti e tutte, e è importante farlo conoscere, farlo girare. Quindi grazie ancora, e voglio fare un ringraziamento al gruppo che ha portato avanti il progetto, in particolare, adesso spero di non dimenticarne nessuno, Davide, Elsa, Chiara, Edoardo, ovviamente Fabrizio che ha anche presentato stasera, Arianna, Elisa, Andrea, Elisa Mondino, l'altra Elisa, Bianca, spero veramente di non aver dimenticato nessuno, ma se l'ho dimenticato sappiate veramente che siete nel nostro cuore e siete stati bravissimi, e vi ringraziamo per tutto il lavoro organizzativo che avete fatto. Sì, Michela, aiutatemi a ricordare se manca qualcuno. Forse no, ma vi ricorderemo nei commenti se ci siamo dimenticati. Grazie. Ciao a tutti. Ciao.